Sentiamo sull'altro versante invece Togni e poi Nones, andiamo da Nones. Va bene, vorrei prima parlare proprio su questo video. Questo video porta delle immagini del circo Ringling americano, il famoso circo Barnum. Avete visto queste immagini di maltrattamenti? Bene, c'è la sentenza del Tribunale di Washington che assolve il circo Ringling da queste cose di maltrattamenti e condanna chi ha portato questo video, che ha preso $190,000 per testimoniare delle cose mai avvenute. Chi ha preso $190,000? Il famoso inserviente che era pagato dall'associazione animalista. Cioè queste immagini non sono vere? Assolutamente no. Aspetta un attimo, lasciatemi terminare. Per capire. Vabbè, allora, se mi fate finire, sono delle immagini non recenti, che si riferivano a tanti anni fa, perché guardate che l'evoluzione, come c'è nella sensibilità delle persone comuni, c'è anche all'interno delle persone del circo. È scorretto, è assolutamente scorretto presentare delle immagini di 20 anni fa come se fossero attuali, e qui c'è una sentenza del tribunale. Dopo 9 anni. Faccio presente anche un'altra cosa. Ci mi lasci finire di parlare. C'è anche, faccio presente un'altra cosa. Io non faccio personalmente il circo ormai da tanti anni, la mia famiglia continua a farla. Mi occupo di spettacoli, ho uno spazio a Milano, l'ex Palatrussardi, oggi si chiama Palasciar. Io ho ospitato il circo Barnum a Milano. La cosa che mi ha impressionato, c'è stata la manifestazione animalista, credo fosse proprio la LAV, se non erro, che venne davanti con i bambini, che le famiglie che entravano, con i bambini piccoli, io sono nonno, quindi ho i miei bambini, con queste persone fanatiche, esagitate, che prendevano a male parole, che dicevano siete degli assassini, con questi bambini che si sentivano, eccetera. Questa è violenza. Io penso che gli animali, io sono il primo animalista, ma penso che i bambini, le famiglie, eccetera, abbiano lo stesso diritto. Hanno lo stesso diritto a fare queste manifestazioni con questa violenza. E potrei citare proprio quando parlo di violenza non a sì, caso, questo è un aspetto, lo riprenderemo Togni, poi per dopo. Carità, è un aspetto che merita anche di essere approfondito, però adesso non è che il problema diventano le contestazioni degli animalisti, qui si parla... No, quando si parla di contestazioni dopo riparo qualcosa in più riguardo però, a questo. Quando lei dice che queste immagini sono vecchie, che c'è stata una sentenza, eccetera, come dire, esaurisce una parte del problema, ma cosa risponde? Posso rispondere anche alla... No, risponda a me. Dica. Che cosa risponde a chi dice che comunque al di là delle violenze e dei maltrattamenti gli animali sono snaturati? Lasciamo perdere per un attimo le violenze e i maltrattamenti. Va bene. Cioè la tigre che fa il saltino o l'elefante che fa il balletto, certo. è un bello spettacolo? Allora le rispondo con un'altra domanda. Penso che tantissime persone presenti avranno in casa dei cani o dei gatti, immagino, ci sarà sì, qualcuno. Però qui sono animali domestici. Hanno mai provato a prendere... Però sono animali domestici. Qui si parla di tigri. Sono argomenti molto complessi, non si possono minimamente... Lei, immagino che lei sia... Facciamo parlare Togni, prego. Immagino che allora lei si sia preparato molto bene su questo argomento. Certo, ha fatto il disegno di legge. Quindi sa benissimo che allora gli animali del circo, quelli esotici, sono animali che da generazioni ormai nascono e si riproducono in cattività. Le faccio, non dico, non faccia di no perché non è vero. Il figlio di un carcerato allora deve crescere in un carcere? No, non deve crescere. Possiamo legittimare che il figlio di un carcerato... Mi rendo conto che diventa difficile parlare ed esprimere cose punto. Perché vengo assalito. No, i tempi sono non stretti, è assalito, per cui bisogna arrivare però, a dunque. Guardi, i tempi televisivi sono stretti, per cui... Guardi, sì, posso parlare e mi trovai tanti. L'ultimo anno che feci il circo personalmente fu nell'83, mi trovai a parlare proprio con il presidente della LAV. LAV, per chi non lo sapesse, vuol dire Lega Antivivisezione. Sì. Nel circo non viene vivisezionato sì, però, nessuno. Non faccia la conferenza come se fosse all'università. Parliamo di cose concrete e rispondiamo alle domande. Allora, lei dice che un animale nato in cattività può anche vive fare più quelle a lungo cose. Può fare quelle cose. Sì, assolutamente. Ok, allora, sentiamo la LAV, prego. Sì, allora, innanzitutto voglio dire una cosa. Non sono immagini.
sono immagini anche del 2009, quindi è questo per chiarire la cosa. Poi allora parliamo di una cosa molto importante per quel che riguarda il maltrattamento, cioè giustamente l'onorevole ha detto il maltrattamento e anche la detenzione. E ultimamente i circhi ci dicono spesso venite a vedere l'addestramento, venite a vedere che le cose non sono come sembrano. Di fatto non parliamo di addestramento, parliamo di ripetizione degli esercizi. Questo viene fatto poi nei circhi giorno per giorno, perché come per i funamboli, come per i trapezisti, gli animali sono abituati a ripetere all'infinito gli esercizi che hanno imparato. Ma quando viene fatto l'addestramento? L'addestramento viene fatto a monte. Abbiamo visto nelle immagini prima, hanno parlato di un circo pluricondannato inglese che se ne dovette scappare dall'Inghilterra, riparò in Francia e poi in Spagna, dove tuttora, questo non è un circo, è un centro di addestramento, il Mary Chipperfield, furono girate delle immagini di una crudeltà assoluta e devastante. Tuttora questo centro opera in Spagna e i circhi che hanno più soldi a livello europeo prendono gli animali già addestrati da loro. Artù, il leone bianco di Walter Nones, viene da lì. Le tigri di Nando Orfei, quelle di Amedeo Orfei, cioè i più grossi circhi a livello europeo, tra cui moltissimi italiani, comprano animali già addestrati nella violenza e poi ci dicono di andare a vedere gli spettacoli. Allora, Walter Nones è stato chiamato in causa da Masutti, allora andiamo da Nones. Ecco. Prego. Qui c'è il leone. Ecco il famoso, questo è il famoso leone bianco. Esatto, ha 4 anni e mezzo, accanto a lui c'è David che è il suo addestratore, lo sta spazzolando. Lui ha questo atteggiamento maestoso, regale anche quando entra in scena, ci hanno detto, che non snatura insomma il suo atteggiamento, non gli chiedono di fare null'altro che presentarsi, appunto perché lui non vuole fare altro. Vuole replicare alle affermazioni? Sì, Sposini. No, è Masutti, sì. che sostiene che lei ha preso questo leone bianco dove? Dal centro di addestramento Mary Chipperfield. No, non è un centro di addestramento, perché noi gli animali ce li addestriamo personalmente noi. Tutti. E mi meraviglio che questa trasmissione sia a senso unico. Ma non è a senso unico, le cose brutte. Scusi, ascolti me, non è a senso unico perché c'è lei, intanto, c'è Togni, c'è un altro rappresentante dei circhi e poi c'è un rappresentante della politica che su questo sembra una volta tanto concorde e poi ci sono due rappresentanti di un mondo che probabilmente non è il vostro. Non mi dica che è a senso unico perché sennò chiudo subito. Prego. No, se mi fai finire ti dicevo. Perché ho detto che ha senso unico. Perché non fate vedere solo le immagini deleterie che... Allora fateci vedere da lì che cosa fate per l'addestramento degli animali. No, siamo collegati apposta, Walter. Noi addestriamo gli animali. Scusate, voi quando noi addestriamo gli animali dovete venire. È facile fare del terrorismo come stanno facendo quelli della LAV e qualche altra persona per dare un'immagine del circo negativa. Non è così. Bisogna assistere alle nostre prove, vivere la nostra vita e vedranno che noi gli animali li addestriamo noi col nostro modo. Non è perché c'è una mamma che ha ucciso qualche figlio, tutte le mamme d'Italia uccidono i figli. Non è così. Ecco perché dico che ha senso unico, perché dovreste fare vedere le immagini dell'addestramento che facciamo noi. Non dico del lavoro, perché se parlo di lavoro direte, ma sono stati addestrati. No, è l'addestramento. Mai nessuno, se siete stati invitati, l'AVE e altri, più di una volta al circo, mai nessuno viene dalla mattina alla sera a vivere, vedere le prove, gli orari che facciamo, come si tiene gli animali. E questo sono forme di terrorismo nei nostri confronti. Vabbè, Maria, scusa, ma non c'era anche... Maria, mi devi lasciar parlare, sì. Così. Maria, mi senti? Sì. Ma non abbiamo anche un filmatino che come dire, viene incontro alle esigenze di Walter?